Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in una nuova puntata di The Binding of Isaac Afterbirth Plus. Io sono Ser, benvenuti nel mio canale. Cosa dobbiamo fare? Ci facciamo un po' di partite con il maledetto. Allora, il maledetto è The Keeper, chiaramente. Vediamo se la fortuna ci assiste. Certo, partendo così non è proprio il massimo della vita, eh. Se facciamo così abbiamo sia la chiave sia la cesta. Ecco, la lingua di Giuda è un'ottima. È un'ottima cosa. Ok, lasciamo lì la monetina. Ci vorrebbe un tears up subito, così, senza colpo ferire. Che bombe, bombe, non mi dispiacerebbe. Bravo io. Non è così facile, sembra, ma non lo è. Esatto, manco la stanza degli oggetti abbiamo visto. Santo cielo, tanto schifo per schifo, quantomeno raddoppiamo il danno. Se qua ci fosse anche la Small Rock, per esempio. Non c'è la Small Rock, ma ci potrebbe essere qualcosa di interessante. Tipo non... addirittura un Black Market. Black Market con grid. Questa mi mancava. Allora, che ci dici Black Market? Ci dici che è uno schifo. Se trovassi un credit card sarebbe tutto a gratis, non sarebbe male. Allora, continuiamo l'exploration. Ecco, col doppio del danno, per quanto faccia schifo il nostro rateo di fuoco, che poi schifo, dovreste aprirlo, è gratis, no? Certo, 56 non è proprio il massimo, effettivamente. Il boss deve essere da sta parte, dai. Wow. Le pillole possono ucciderci. Ok. Quella la lasciamo. Ok. Qui almeno una pillola. Bombe e il cuore nero che diventa simpaticissime moschette. Ma qua non c'è niente, qua non c'è niente, qua non c'è niente che ci interessi. Vediamo qua,
Assolutamente niente. Quindi scendiamo a questo punto. Non ci vogliamo mettere a spegnere tutti i fuochi, ma... ok. No, ancora più pillole, mi sembra esagerato. Niente, possiamo andare... possiamo scendere al secondo livello. Abbiamo un po' di bombe, quindi se troviamo anfore, volentieri. Chiaramente niente basement, perché per noi basement è fin troppo facile. Ho capito, però se continui così non ne usciamo, te lo dico. No, tanto questa la vorrei far saltare. Interessante come niente proprio. Allora, vediamo un attimo. Facciamo... ok. Vediamo se riusciamo. Ma tanto fa già schifo il personaggio, quindi non è che cambi un granché. Anzi, è solo un damage output maggiore. No, assolutamente niente. Con uno stopwatch o un qualcosa interessante, no, mai, eh. Qui tanto prendiamo questo e moriamo. No, pensavo peggio. Ok. Possiamo andare a cercare il boss a sto punto. Abbiamo visto lo shop, abbiamo visto l'item room. Lì non ci possiamo entrare perché è niente. Un sacco di mosche. Interessante. La peppa. Non ci hanno ancora colpito, quindi ci colpiranno a breve. Perfetto. Che avevo detto? Ah vabbè, ma pure che ci colpiscono ce l'abbiamo assicurati, infatti. L'importante è non morire, insomma. Mosche. Oh. Uno shot speed, incredibile. Non possiamo prendere. E comunque è un oggetto inutile. Se proprio vogliamo fare i pignoli. Perché a parte che ci ucciderebbe. A parte che ci ucciderebbe, non ci darebbe mai cuori, quindi utilità pari a. Bob, cerco te. Bravissimo Bob. Questo ce lo prendiamo. Ma le partite con questo personaggio sono di un lento, di un noioso. Onesto. Peccato che è inattivo.
Lo vorrei. Magari non subito. Dammi una moneta. Dammi la tua una moneta. Ok. Si può fa ancora. Sì, però mi devo portare. Cioè di proprio me devo portare solo contro il boss. Se no cazzo è tutto uno. Adesso come recupero quella moneta? Devo far saltare questa, che non volevo. Stupido me, stupido. Lenti. Vediamo se troviamo una run decente, Con lui ho capito già che c'è molto da fare. Basta però. Quanto veloci? Non è così banale. Piacerebbe anche vedere la stanza degli oggetti. C'è un oggetto decente magari. Oh, qui anfore ce ne so, Quindi faremo saltare un po' tutto. Il tuttibile. Che strano quel buco in quella stanza lì. Dice c'è una stanza segreta. Potrebbe. Potrebbe ma no. Qui non c'è niente. Qui non c'è niente. Nada. Ho finito le bombe. Perfetto. Ecco, no, io vorrei vedere prima la stanza degli oggetti. Uffa, io lo volevo però. Anche qua c'è un sacco d'anfore sto posto. Tanto qua ci posso entrare gratis, no? Se mi ci fa entrare. Chiaramente. Dai che anche sconto la bomba, dammi una moneta. Bravo. Facciamo saltare anche queste tre anfore. Oh, niente Swallowed Penny, Ammazza. Sai, è solo l'oggetto più forte questo gioco, per sto personaggio, insomma. Mi piacerebbe trovarlo. Lo rende quasi immortale. Sì, Soy Milk sì. Perché fa questo Soy Milk?
Flame che li tiene a bada. Se poi trovassimo anche degli aumenti di danno a questo punto sarebbe perfetto. Non mi ricordo se ci può arrivare a uno questo personaggio. Mi pare di sì, ma non mi ricordo come. Forse con un altro range, con un altro tier zap, credo. È la figata di soy milk, triplo soy milk. Ci arriviamo a uno. Interessante. Abbiamo quasi il danno di Isaac, ma con un tears aumentato. Come vedete, se troviamo un altro aumento di danno si fa interessante la partita. Sì, giusto un aumento di danno, quel ciccinino proprio. Questi si dovrebbero tenere a bada abbastanza da soli. Giusto. Bravo me. Peccato che... Che è inutile. No, perché sono stompi. È inutile, proprio no. Sono lento come la merda. Sono veramente lento come la merda adesso. Però sono stompi, il che mi fa risparmiare bombe. Tipo qua c'era una tinted a un certo punto. L'ho vista. Dimmi che è uno speed up. Non era in questo piano, vero? Ok, no, lì non ci posso entrare anche essendo stompi. Niente di niente. Niente. Di niente, niente, scendiamo. Mi sembrava di aver visto una tinta, che vedevo di... Sbagliavo proprio. Cazzo, non t'ho visto. Ci si può provare, non è facile, eh? Premettiamolo, perché cioè è più facile il boss paradossalmente. Paradossalmente, ci arriviamo a uno adesso. Ancora no. Ancora no. Credevo, giuro. Credevo che un meno 4 lo facesse. Curse of the Blind, noi prendiamo tutto tanto. Peggio di così. Cioè, peggio che usare The Lost. Sì, The Keeper. Giusto The Lost, ma neanche. Anche perché preferisco The Lost 100.000 volte. Era anche The Keeper. Troppo casuali. Ci deve essere troppo perfetta la run per arrivare a fare qualcosa di interessante.
Questo è un gioco proprio a Pong, col triple shot. Però mi ricordo che Pong ogni colpo era una rottura di palline in tutti i sensi, cioè è proprio rompevi le biglie, le... vabbè, non è un c'è un gioco di parole, ma non voleva essere un gioco di parole, mettiamolo così. Bene, non me ne sono accorto. E ricominciamo. Sì, non so. Wow. Credo fosse la migliore occasione che potessi avere per trovare Swallowed Penny quello. Quarter vuol dire sì, ci facciamo un giro all'item, allo shop, ma non abbiamo preso l'altra bomba. Swallowed Penny. Oh mio Dio. Beh, almeno il primo shop lo vediamo. Attenzione, potrebbe essere una rana interessante se non faccio il coglione. Se non muoio qua. È una rana interessante. Morto là. Allora, voi che ci fate qua, oltretutto? Non è il vostro posto questo. C'è un problema. Ok, non è più un problema. Dammi una bomba. Non mi levare un cuore. Vabbè. Circa. No. Lo shop dov'è? Ho bisogno dello shop. Stopwatch. Ok, Swallowed Penny e via andare. Era qua, no? Perfetto. Ogni volta che prendiamo danno droppiamo una moneta, punto. Dov'è il boss? Me lo so perso. Ah, qua. No.
shot speed up. Cioè, scusate, non è uno shot speed up, è un speed up, appunto. È un tier up. Adesso dovremmo riuscire a trovare abbastanza danno per accelerare un po'. Subire i danni diventa abbastanza relativo. Ok, la stanza di oggetti ci interessa. Credo abbiate capito la sinergia, no? Prendi un danno. Ah, l'unico problema è se prendi due danni. Però, avendo anche stopwatch, ogni danno che subiamo rallentiamo la stanza. Quindi riuscire a prendere quella maledetta moneta credo sia un po' più facile. Poi per carità, se riescono a farmi due danni al volo, tanto di cappello. Soprattutto in stanze di merda tipo quelle che ci sono nella Dark. Nella. Non l'abbiamo vista. Quindi conviene andare a vederla. Andiamo a vedere effettivamente dov'è. Dovrebbe essere qua la stanza degli oggetti a sto punto. Esatto. Grazie. Colpi penetranti. No. Serafin. Che ci lancia lacrime a ricerca. Non so quanto utili, però. Certo, questo è proprio più bastardo, però. Non male. Voglio un precedente col patto col diavolo. Tanto massimo possiamo avere due monete, né più né meno, non c'è storia, non c'è verso, funziona così, punto. Adesso abbiamo anche stanze doppie per l'eternità di item room, quindi se riuscissimo sarebbe bellissimo. Dimmi dove spawni, ti dirò chi sei. Okay. Immunità alle bombe? Mi sembra un'ottima cosa. Così gli stompi non ci rompono più le scatole. Mamma, non te temo. Almeno come stompi. Esplosioni non ve temo. Questo ve temo un po' di più, ma vabbè. Potremmo giocare a sinergizzare col prendere danno. Sto pensando come. No, non conviene. Qua conviene. Allora, voi non mi potete far danno. Punto. A meno che non fate danno da contatto, non mi potete far danno. Anche boss che sparano bombe e basta. Perché ho fatto sta stanza? No, aiutatemi a capire, visto che c'è il boss là, lo shop non lo guardo e ho già visto la stanza degli oggetti. Senza un vero reale motivo. Andiamo giù.
tu lasci monete, e già, o batterie. Ricordarsi sarebbe male. Lascia monete. Questo ci dà ancora un po' di tears up. Siamo scesi a 16, mi sembra che il cap è da queste parti però, intorno ai 15, 14, 13, e chiaramente il soft cap. Esatto, questo intendevo. Se ti fanno due danni così, cioè questa partita era incredibile, sarebbe stata vinta da chiunque tranne che da me. Cioè questa è la partita ideale. Cioè hai immunità alle bombe, hai Swallow with Penny, hai Stopwatch, hai vedi le stanze doppie, e hai avuto due tears up. Cioè è il top. Mancava giusto avere l'aumento di danno e il volare, punto. Cioè, praticamente eri immortale. E invece siamo morti, perché sono un coglione. Va bene ragazzi, con la certezza di essere un coglione, vi saluto e vi dico alla prossima. Ciao a tutti.